domanda io a questo ragazzo, Davide. Sì, prego, ma... Alessandra sì, Ghisleri, una delle sondaggiste più accreditate in Italia, ha detto che l'aggressione di Bologna è responsabile della crescita di un punto della Lega Nord. Tutti dicono violenti, cattivi, eccetera, eccetera, ma non vi ha colto il sospetto di aver fatto un regalo pazzesco a Salvini? No, assolutamente no, perché noi pensiamo che questa sia anche un'ideologia di un pezzo anche della sinistra, che pensa che qualunque contestazione, qualunque lotta sociale non faccia che andare a favore di chi viene contestato. Noi invece pensiamo che le contestazioni a Bologna, Imola, Parma, anzi lanciamo un appello in tutta Italia, contesterete Salvini, lanciamo un appello perché sia contestato ovunque ma senza vada. Violenza però. Vabbè, dipende, se tenterà di nuovo di fare dei tentati omicidi... No, che vuol dire? Dipende, aspetti, di fronte alle telecamere, dica, se, cioè, fermare una macchina come l'avete... Voi volevate linciare Salvini o no? Se lui fosse sceso da quella macchina, cosa sarebbe successo? Che noi cosa volevamo voleva fermare la sua provocazione razzista che arrivasse lì al campo Rom. È stato lui poi ad alzare il livello della tensione. Noi abbiamo... Ma se fosse sceso dalla macchina, cosa sarebbe successo? Noi l'avremmo bloccato, avremmo fatto in modo che non arrivasse laddove volesse fare la sua provocazione. Quindi, in modo violento. Quello che succede a Roma... Fatto dalle violenza. Stesse persone neofasciste che loro portano nei loro cortei a Milano, ma vai a non solo, il fango, ma vai si rivendono come non essendo della casta. Invece la Lega Nord vai è da vent'anni che guida il paese. Se paghiamo le tasse, se le partite IVA pagano le tasse, se le pagano i commercianti, se le paga chi vive la... è per dare i soldi a Matteo Salvini, per dare i soldi ad Alan Fabbri. Oggi è uscito fuori che prendeva per ma consulenza scusa, della regione Emilia Romagna il loro candidato 3.400 euro ma al mese. Chiedono 150.000 euro agli altri tre consiglieri. No, ma per te è normale laurea in Albania, ma di cosa stiamo parlando? Siete voi, siete la casta, siete la casta per cui noi paghiamo quelle tasse. No, ma è per colpa vostra che a me non risponde, glielo chiedi tu. Se è normale sfasciare una macchina, glielo chiedi tu. L'ha sentita. È stata meglio ascoltare. Io credo che gli abbia fatto un grande regalo. Mi dispiace, un'opinione. Io credo che gli abbia fatto un gran regalo alla Lega di Salvini perché voi avete fatto politica con un'aggressione. Questo è quello che io penso. Voi fate politica, Salvini sta facendo politica no, davanti a un campo Rom quella, e voi avete fatto politica con un'azione violenta che ha regalato consenso a okay. Salvini. Forse anche il mio su questo punto. La vera violenza è quella che è successa a Roma in queste ultime tre notti. È stata chi è stata organizzata? Dagli stessi gruppi neofascisti, tra cui Casa Pound e Forza Nuova. Sì, che sono Salvini. Quelli che stanno stringendo alleanza con Salvini. Ma scusa, puoi chiedere scusa? Puoi chiedere scusa per aver sfasciato una macchina? No, non chiediamo assolutamente nessuna scusa. Siamo pronti a ricontestarlo dovunque Salvini mette a piede, perché di giorno lui fa le dichiarazioni incendiarie, di notte sui sgherri vanno a fare queste azioni. E ma scusa, questa ma la vera violenza, la violenza di Salvini, la violenza di questo razzismo. Però questo, scusa, la violenza è di grave. Chi ci impone questa, io domani, posso dirti una cosa? Sì. Visto che questa trasmissione è guardata da tanta gente, io domani sono in Romagna, da Forlì a Faenza, io sabato sono a Reggio, Modena, Parma. Se trovo uno scemo che raccoglie l'appello lanciamo di quest'altro un fenomeno perché ci sia una contestazione città, no, voglio dire, poi lo andiamo a prendere, lo portiamo a fare volontariato con gli anziani per 15 giorni, questo tizio qua che invita alla violenza in giro per tutta Italia, poi lo portiamo a fare. David, no, sai, sono rimasto colpito nel duello dialettico. Luca. Nel duello dialettico non ha risposto a una domanda, anzi l'ho visto deglutire. Che cosa gli hanno detto? Questo incuriosisce anche me, i suoi genitori, dopo quei fatti e dopo quel filmato. Da me può non eludere. Adesso te lo dico subito, intanto loro prima stavano mentre Salvini parlava, loro hanno urlato a un certo punto Aurelio, che sarebbe l'autista di Salvini. Siccome hanno visto il video, lo hanno scritto anche qua. Vabbè. Sì, dovevamo suicidarci. Allora, cosa ti hanno detto i tuoi loro genitori che hanno visto, quando hanno visto le immagini in tutta Italia? Guardi, non è una questione personale o mia. No, familiare. È una questione qui personale. Ci sono le vite di centinaia di migliaia di persone. Io ho vissuto in una di quelle periferie a Roma. Ho fatto l'ultimo anno di liceo a Torraccia, che assieme a Tor Sapienza e ad altre è una delle periferie del nord-est. In quelle periferie non c'è nulla, non c'è un minimo bene servizio, si è abbandonati a se stessi, non c'erano gli autobus, le scuole, gli asili, gli ospedali, non c'è proprio nulla. Bene. E questo sì, lo dobbiamo alla casta che ha governato gli ultimi 20 anni, di cui la Lega Nord è stata 18 anni negli ultimi 20 al governo. Di cosa stiamo parlando? Luca, Matteo Salvini e Matteo Renzi sono due facce della stessa medaglia. No, volevo tornare su una cosa che poco fa diceva Salvini, prima diciamo di questo ritorno sul tema della violenza. Il punto